Svolta a sinistra per Pellezzano che dopo tanti anni di amministrazioni Longo, comunque vicini alla parlamentare di Forza Italia, ha scelto Giuseppe Pisapia come nuovo primo cittadino. Netta la vittoria per il Democrat, sostenuto però dalla lista civica Cambia Pellezzano con 48,04% grazie a 3.368 voti. Nulla da fare per Alfonso Berritto, fermatosi al 31,84%, 2.232 voti. Per Pisapia una rivincita dopo la sconfitta di 5 anni fa contro l'attuale sindaco uscente Carmine Citro. 12,16% invece per Pasquale Giordano, 7,94% per Raffaella Vitale del Movimento 5 Stelle. La battaglia abbiamo vinto perché abbiamo costruito una grande squadra, impostata sui valori, sulle competenze e su un programma di impegno per la comunità. Noi siamo in campo per cambiare Pellezzano, perché Pellezzano deve rinascere, è stato portato ad un degrado sociale, economico e culturale che va ripreso. Pellezzano ha bisogno di rinascere. Grande entusiasmo, grande gioia, una bella vittoria, che di qualità. Veramente. Che cosa punterete inizialmente in questa parte iniziale del mandato? Ma sicuramente monitoraggio del territorio, quindi bonifica del territorio, messa in sicurezza delle aree del territorio, e partiremo subito con il discorso della raccolta differenziata. Il primo provvedimento che faremo sarà la delibera di giunta di abolizione dell'indennità di carica del sindaco, quindi il sindaco rinuncerà alla sua indennità con una delibera di giunta. Ecco, ai suoi rivali politici, in particolar modo alla senatrice Longo che è la figura di riferimento politica del territorio, che cosa si sente di dire e che cosa chiede in termini di consigliatura futura di questo comune? Vabbè, alla senatrice Longo dico che è finito un ciclo, è finita una fase, quindi è giusto che ci sia un ricambio. In democrazia c'è il principio dell'alternanza, chi non amministra bene deve andare a casa o va all'opposizione. Noi vogliamo collaborare con l'opposizione e lavorare insieme per il bene del comune.